Partiamo, ragazzi? Oh, c'è questa ragazzina! Ragazzino, oddio! Ma sono giapponese! Cosa chiede a San Gennaro? Stanza 402, quindi vivrà in un hotel, non lo so. Che stramba una casa con un numero così affisso sopra. In che senso? Una cominciamo già malissimo. C'è una Polaroid sul suo tavolo, ma c'è anche una tizia seduta lì che non mi ispira niente di buono. Che cos'è quella tizia? Perché sta facendo la trimona? Marone santissima. Ma è la sua amica, la sua compagna di stanza o è una bestia di Satana indemoniata che la sta osservando? No, perché comincia a preparare gli schiaffoni. Cioè, dov'è il telefono? Teniamo il telefono a portata di mano, che se dobbiamo chiamare qualcuno della Slap Force è il momento giusto questo, eh. Ha comprato il sushi? Questo cos'è, il sushi o il cestino del McDonald's? Ma c'era la Shura prima lì seduta, dove è andata a finire adesso? Dove è scomparsa la tizia? Non mangiarle le dita dei piedi, per favore, è una ragazza innocente. Ha trovato un reggiseno? È un reggiseno quello? Che cos'è? Vabbè, non si pone troppe domande. Chi se ne fotte, ragazzi, se troviamo un reggiseno su una sedia dove c'era una tipa prima? Ma fa niente, fa niente. Perché dalla tazza esce un liquido verdognolo? Ma cos'è tutta sta acqua che esce dalle fottute pareti? Ma che sta succedendo? È andata via la luce? Sta accendendo la candela? Fogli di giornale? E perché fogli di giornale? Una nonna è evasa da qualche parte? Grandmother trovata in bagno. Nonna Pixel, per favore. Per favore. Già non volevo farlo sto video. Con sti trimoni qua che fanno film horror che non mi fanno dormire la notte. In più, la nonna si è evasa da qualche parte ed è finita in bagno. Ah! Tiro lo sciacquone, tiro! Ci sono anche delle foto? Stacciolao maledetta, lo sapevo io, lo sapevo. E cosa ci fa in questa casa di questa ragazza? Qual è il nesso, la connessione logica che c'è tra queste persone? Perché non capisco niente? Stai calma, adesso si volta, ragazzi, ed esce fuori la nonna di Pixolao, più intrimonita che mai, che la vuole mangiare dalla testa ai piedi. In un sol boccone. Ma dove stai andando? Ma dove stai andando? Don Matteo, pensaci tu, ti prego, ti evochiamo. Che succede? Vieni con gli schiaffi nelle mani, ecco. C'è la nonna. La nonna sdraiata sul letto e si è trasformata in un peluche. Ma la vogliono finire, questi anziani? Non t'azzardare, eh. È tornata la luce però, dai, almeno quello. Dai. Mostrati! Tutta questa attesa è snervante! Chiamiamola Bolizia adesso, chiamiamola Bolizia. Mo dallo specchio, vedi, dalla porta lì dietro, mo fa cucù! Una bestia schifosa tutta sbangiata in faccia da prenderla a sbelle. Vedrete, ne sono convinto! Annullo tutte le maledizioni che questa nonna mi può mandare. Ecco, ancora la luce che sfarfa. Eccola, lo sapevo! Nella doccia, nella vasca da bagno. Bene! Complimenti! Adesso io cosa dovrei fare? Se fossi al posto della ragazza, cosa dovrei fare? Girarmi? Tirargli un mal rovescio proprio così, scatenante, e poi scappare in Messico. Non è che c'è tanto da fare, eh. Ma perché ti giri lentamente? Dimmelo, c'è un motivo per cui dovresti girarti lentamente e non scappare? Ecco, adesso che l'hai vista... Ciao! Ciao! It's that time, dearie. Cosa, scusi? Ma si è tirata via un pezzo di pelle e l'ha buttato nella vasca? Ma sta dando i numeri questa signora? Ma qualcuno vuole chiamare un centro per anziani? Ecco, e finisce così. L'ha uccisa, probabilmente annegata nella vasca. Non male. Andiamo avanti, ragazzi, con The Parking Lot. Cosa significa The Parking Lot? Ma qualcuno mi lancia un dizionario di inglese in faccia, per favore. C'è una sciuretta, anche qui, che si sta avvicinando alla sua macchina in un parcheggio molto oscuro. Cosa succederà mai? Cosa potrà mai succedere? Già me lo immagino. Stai attenta, signorina, perché di notte entrare in macchina così è un po' spaventoso, eh. Un po' di strizza la fa venire. Premere X nel dubbio. Oh, ma perché? Ma queste persone che sono rinchiuse dentro i manicomi, perché stanno scappando tutte una dietro l'altra? Ma poi cos'è, un clown? Però sente delle strane sensazioni, eh. Si sente osservata. Mi scusi, pagliaccio. Potrei farle molto male. È sparito intanto, quindi se questo essere si teletrasporta. Sto bozzo il clown. Santo cielo, si è aperto il bagagliaio. Ma... Ragazzi, esce fuori
Akuma T-Rex tutto truccato da clown. I'm a bigger bigger rap god, a rap god. Scappa che c'è il Nemesis, scappa. Maronna santissima che mi fa venire la cagarella, mi fa venire. Cosa sospiri? Devi scappare. Cosa stai sospirando? Cosa stai ruspando? Ecco, ce l'ha ancora dietro. Maronna santissima, guarda. Guarda che brutto. Non potevano farlo più schifoso di così, il clown. Smettila di fissarmi. E poi c'hai il vestito da malato psichiatrico. Ma torna subito da dove sei venuto, immediatamente. Annullo tutte le maledizioni che questo clown assassino mi può mandare. Tutte le maledizioni. Che schifo davvero sta succedendo? Perché? Ma non voglio avere niente a che fare con queste bestie di Satana che rinchiudono le ragazze dentro i bagagliai delle macchine. Kuchisake Onna. Il film di Kuchisake Onna? Oh, c'è sto bell'imbusto, tutto fiero, tronfio, che sta camminando e dice stasera si cucca. Ok, yeah. Ciao, ciao. Ciao. Stasera facciamo bingo. Buttiamo la palla in buca. Scopare! Even though it's aching. Canta, canta. Even though... Sì, sì, continua. Continuate a cantare, continuate. Continui. Sì, sì, è un po' modificato, eh. Bravo, complimenti. Anche tu in un parcheggio abbandonato? Ottimo. C'è una ragazza. È in una posizione un po' inquietante. Io non mi avvicinerei troppo. Ah, sta facendo il fighetto, eh. Vuole cuccare. Una ragazza qualsiasi, diciamo, sì. È un po' ferma, immobile, in un modo un po' inquietante. Per il resto è una ragazza. Scusi, lei. Che ne dici di venire con me in hotel? Così? Ha qualche problema? Sto bene? Do you think I'm beautiful? Pensi che io sia bella? Monella! Mamma mia, non rispondere! Voltati e scappa! Cosa stai facendo? Yeah. Ha detto di sì, eh? Secondo lui è bellissima. Beh, gli sta dicendo di togliersi la maschera? Godo solo sbottiglia! Sto bacalà supremo! Che vuole cuccare ogni tipo di genere femminile. Basta che respira. Fa lo spiritoso. Dai. Aia. Non guardarla. Non guardarla che c'ha la faccia tutta scoperchiata. Non guardarla. Pensi che io sia ancora bellissima? Cosa vorrà mai da te se non ucciderti e succhiarti l'anima? Dimmelo! Richard, Philip, Harry, John, Benson! Ti evochiamo tutti insieme! Come un cane che si siede all'ombra di un cipresso. Mi ha un po'... Un po' come dire... Buonasera! Ecco! Cominciamo proprio alla... quel paese! Maledetto, schifoso, scellerato! Vediamo cosa combina sto pezzo di scroto. Sono le 3:33 di notte, ovviamente. Siamo a Los Angeles, California, Los Angeles. Per fare un bel Natale dovremmo fumare ste feste, subito. Stai attenta, non aprire. Guarda nella telecamera di sicurezza. Guarda nello spioncino. Dai, fai la brava. Prende il telefono. Un'altra sprinzolina. È sparito. Tutti che si teletrasportano ste bestie di Satana, eh? Tutte. Dai, vediamo cosa succede. Che succederà? Sgangero. Vai a lavare il culo, per favore. Senti che odori. Guardate, ragazzi, guardate. Perché non ti sei armata di una mazza degli schiaffoni? Dimmelo. Chiamate un po' il 118, per favore. Mi sei drogato.
Io non sono drogato, tu come sa? Il coraggio che ci vuole alle 3 di notte ad aprire la porta. Ma stai lì, no? Stai in casa. Dai, entra dentro. È entrato lui invece di lei. Ecco. Ecco, solo questa ci mancava. Ma non lo vede? Ma davvero, fa finta di niente o... Non lo so io, cioè non si è accorta che c'è uno lì nascosto in penombra? Sai, e gli occhi rossi pure, gli occhi rossi. È morta, ragazzi. Facciamoli ciao ciao. Maronne che schifo. Maronne che schifo. Entro dentro, entro dentro. Svergognato che non sei altro, dovresti sciacquarti la bocca prima di fare queste cose. Vai, vediamoci solo Loafing Man per tutti gli dei dell'Olimpo. Avanti. Avanti. Ma un altro che è scappato da un manicomio o da una prigione? E questa cos'è? Una clochard? Ma si può? È sparito? Ma hanno tutto il teletrasporto, ste bestie di Satana, ma perché? Mo' li mando Shakira a cantargli addosso. Mamma, Zan zan. Sì, è inutile che continui ad accendere e spegnere la torcia, eh. Non è che se accendi e spegni appare e scompare. Non è che c'è una torcia magica. È una bestia. Devi scappare, devi chiedere aiuto. Devi andare in un ospedale. Devi andare in una chiesa. Fai qualcosa. Non hai ancora capito che stai per morire. Con questi jumpscare. Sì, pure la torcia lampeggia. Ma lasciatemi stare! Che schiaffi che ci vorrebbero! È partita una radio che dice che sta succedendo qualcosa di molto pericoloso, di stare molto attenti. Stammi lontano, eh! Stammi lontano che evoco Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, No. Ecco. Ma cosa ride? Sto buffone. Cosa ride? Ma dove siamo finiti? A Gotham City? Serve sempre un Batman a Gotham.